Si è mai convertito qualcuno tra voi? Sì. Tra noi non so se è successo il contrario, però in realtà li vedo bene, insomma, la sensazione spirituale è positiva. Quindi questo connubio tra Ops e Neri Prescelta, Black Priest anche chiamati, è un po' provvidenziale, nata a Santa Cecilia dell'anno scorso, se non ricordo male. No, c'entra niente. No, io il connubio tra Ops e Black e Neri Prescelta. Questo qui era, vabbè. Allora, non dico più altro, sennò. Ecco, diamo spazio alla musica, naturalmente. Questa è una sperimentazione e là dietro si nasconde dietro la Diamantini. No. Aspetta, fatelo vedere, è lui il promotore di tutto questo, un primo piano su Andrea Celidoni che si sta sistemando la capigliatura. Ecco, questo è un esperimento che speriamo di poter ripetere anche attraverso altri canali, altre situazioni di radio, Facebook, internet, frequenze e soprattutto voglia di stare insieme. Maestro, allora che cosa ci proponete come esordio di questa serata? Che proponiamo? Siamo molto underground, veramente. Sonia, che proviamo stasera? Cosa proviamo? Diciamo che sia benedetta, dai. Che sia benedetta, dai. Benissimo, la Mannoia, che sia benedetta naturalmente la vita, buon ascolto con gli Ops e i Neri per Scelta. Volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la mia. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Yeah.
sulle frequenze blu, di Radio Duomo Senigallia in blu, Radio Duomo una voce misena, sono le 21 e 35, siamo più underground che mai, siamo più underground che mai. The Wall ha dato inizio a questa sperimentazione audio video musicale di passioni musicali condivise. Stiamo trasmettendo infatti in diretta dalla Cesanella, siamo a Senigallia, siamo a Senigallia, e questi splendidi volti più o meno provati da giorni di intense prove, vedete Francesca Alviolino, Francesca Alviolino, Stefano, Stefano, che ci presenta brevemente questa esperienza, che questa sera anima un po' di frequenze autunnali di Radio Duomo e porta senz'altro una ventata di allegria e di buona musica da condividere. Se ti avvicini, così gestiamo bene anche, siamo molto Ti chiedo Stefano brevemente di spiegarci cosa state facendo. Un saluto a tutti a casa, naturalmente è un piacere. Saluto, cosa stiamo facendo? Suoniamo. Cosa stiamo facendo? Suoniamo. Cioè, capito? È una serata speciale, nel senso che di solito si fanno le prove, poi di solito si va a suonare, Gli Ops, neri per scelta, allora gli Ops è un gruppo che è famoso, composto da gente professionista, veramente suonante, quindi tutta gente appassionata, suona anche per animare lo stile d'oratorio, l'amicizia, la fraternità, la voglia di esprimere passione. Quindi loro si chiamano così perché sarebbe oratorio, player and singers. Traducete voi, perché così traducete voi. Invece neri per scelta è facile, neri per scelta è facile. Black Priest, siamo è nato il gruppo, è nato nel 2001, gruppo, quindi nel 2001. E quindi racconterò ancora di più, insomma, non svegliamo tutto, posso fare brevemente mentre Stefano riprende la sua postazione, vedete una panoramica, siamo molto immancabili, come si chiamano tecnicamente queste cartoni delle uova, la dizione precisa che ovviamente aiuta l'acustica è di quelli molto anni 70, sono neanche gli anni 70, chi sono nati negli anni 70, qualcuno, le chiedere le mitiche coriste di Amo di Sipario, ma dietro c'è una pelata che riflette la luce, un applauso ad Andrea Celidoni. Hanno preparato questa sperimentazione, hanno preparato un po' di divertimento, poi passerò tra i musicisti per raccontare un po' di cose, come si sono incontrati, come si sono incontrati, perché hanno deciso di passare un po' di tempo insieme per diversi brani musicali, attraverso il brano musicale, attraverso di voi, per fare un po' di tempo insieme, per attraverso brani musicali, attraverso di voce, per fare un po' di tempo insieme, per attraverso brani musicali, 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 attraverso brani music
ti avvicini. Adesso suoneremo, canteremo. Che sia benedetta. Che sia benedetta. Sei benedetta. Volevo solo dirvi che è possibile interagire attraverso i nostri social. Già vediamo che qualcuno sta del profilo Facebook. C'è Davide Fabri che dice questa era Pink Floyd. Ciao Davide. Ciao Davide. A
attraverso le frequenze di Radio Gonfrigan Blu, immagino staranno seguendo l'evento musicale di questo novembre. Non ci allarghiamo un po' di più. Che sia benedetta la vita. Che sia benedetta la vita. E i neri per scelta. Gli ops e i neri per scelta. Sono tutte persone che sono all'ascolto di Radio Don, attraverso i nostri social, con questa serata divertente, bella, di musica che vi regaliamo. È arrivata seconda al festival di Sanremo, ha vinto Gabbani, non ce l'avete, obiezione di coscienza. Inviterei Giovanni a raggiungere qui la postazione video, non perché non si può dire, no perché non si può dire, no no no, perché raggiungici qui Giovanni, raggiungici qui Giovanni, ai percorsi che vanno, la pedaliera che rischia, Giovanna, tu promuovi cultura musicale in città, cultura
musicale in città, che soprattutto quella che diverte fuori le persone e fa tirar fuori anche talenti inaspettati. Ci vuoi parlare della tua esperienza del musical al Teatro Portone? Sì, va bene, faccio da un paio d'anni questa accademia del musical. Stiamo cercando appunto di tirar fuori un po' i talenti, fondamentalmente Andiamo avanti con la musica, Giorgio. Il pescatore di André, tutto per voi. E dopo metti il mi piace. Thank you.
bravissimi, bravissimi, un applauso, bravissimi, bravissimi, un applauso, fate sentire l'applauso. Bravo il violino, solo che c'è stato un attimo di disorientamento, perché Giorgio cantava la canzone, il violino svisava, la canzone, quindi Grazie. Poi, Marco.
poi alla chitarra. Marco alla chitarra. Adesso per carità, però quella mi sembra una batteria. Però quella mi sembra una batteria. Marco Melchiorri alla batteria. È veramente un piacere suonare con lui perché è bravo. Anche come persona, quindi anche come persona, quindi anche bello di scoprirsi, anche di scoprire insomma che la musica di solito aiuta, che la musica di solito aiuta quello. Quindi veramente ogni presentazione è un commentino. Ma passiamo a Miriam, la moglie. Cioè, naturalmente la mia. Esatto. Era una specie di collegamento, come se io avessi presentato Gesù. Miriam Crugnalit. Miriam, grande voce del gruppo, grande voce del gruppo, bella presenza, insomma, tutta questa roba, non devo essere io a dirlo, insomma, sta anche attento, vai tranquillo. Poi Pietro? Andrea Celidoni. Andrea Celidoni è praticamente artefice di molte cose a livello musicale, infatti non tessiamo niente. Però diciamo che il merito suo, però diciamo che il merito suo è quello di aver fatto un po' tra tre di un collegamento, di collegare gli Ops con il Rilascio, perché ci affidiamo a lei, e ci affidiamo l'anno scorso, suonando qui, da lì è partito tutto il discorso, che è meraviglioso. Allora, abbiamo Romina, allora abbiamo Romina Renani, perché leggo Renani, perché Romina però Romina ho fatto il prete al fiolo, fatto al figlio, prete al fiolo, al figlio. Al figlio, al campo scuola, figlio, al campo scuola, anche lei grande voce, e anche lei grande voce, grande estensione, precisa, grande passione, arriva sempre precisa. Arriva puntuale, sempre nonostante puntuale, un po' col fiatone, perché tanto immagino le donne, perché robe da fare, è così, esatto. Adesso perché una parola è troppo. Giovanna Diamantini, carisma, voce, presenza scenica, bellezza, eleganza, calma, però essendo un artista tutto tondo, quindi anche si vede, però così te le tiri, non è vero, siete in perfetta forma. Poi non te devi preoccupare perché di solito la televisione è larga, vero? Quello che si vede, andiamo avanti. Fabio Bacchetti, che naturalmente anche lui sembra più largo, quindi chitarrista, polivalente, passione tecnica, mi affido lui, quindi molti segreti. Fabio Baldi alle percussioni. Ma non deve ingannare, in realtà suona tanti strumenti, la chitarra, il basso, armonica bocca, Francesca effettivamente suonando il violino, possiamo dire che è la persona più compressionista, sai il violino, infatti senza solo corpo, perché infatti senza solo corpo, anche perché infatti senza solo corpo, amica di un fan, faccio l'opinionista, sì, naturalmente ci conosciamo da più ragazzi, naturalmente ci conosciamo da più ragazzi, apprezzata per la musica, però
musica, però c'è stato un periodo in non cui so perché, ma c'è stato un periodo in cui eri proprio diplomata professionista. Eri proprio diplomata professionista. La mia perspicacia, dicono i miei amici, non è molto però, così. Ecco, quindi però, bellissimo. Ecco, quindi bellissimo. Grazie. Come frontman perfetto, due chi le dice due chi le dice una Francesca di, la di, una Francesca ma devo dire qualcosa di Stefano che devo dire qualcosa di Stefano che dentro casa musicista perché dentro casa rispirato solo musica fatto musica tuo fratello mette fatto musica nelle sale quelle vere sale da ballo quelle vere quindi non so da sale da ballo quindi non so da sale da ballo a sacerdote veramente un bravissimo sacerdote molto amato dagli studenti molto amato dagli studenti questo lo so me l'hanno detto questo lo so me l'hanno detto ho fatto la sviolinata e siamo in diretta sulle frequenze di Radio Duomo sull'incagliamento di Radio Duomo ci stiamo divertendo stiamo divertendo con la musica per scelta per scelta l'eclettismo dai Led Zeppelin ecco allora adesso la serata prosegue con Hallelujah. Buon ascolto e vi ricordo i nostri social Cohen, per interagire un nome, un programma a voi. My love, 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 my love,
bravissimi Cohen, bravissimi Cohen, alleluia, qua, e i commenti strabordano, le visualizzazioni aumentano di dismisura, abbiamo raggiunto 1526 persone che ci stanno seguendo in diretta, non hanno di meglio da fare questa sera, non hanno di meglio da fare questa sera, noi, ma non siamo molto contenti, noi, ma non siamo molto la musica dal vivo è una gran la cosa, musica dal vivo è una gran quindi, cosa, una gran risorsa, quindi verso la notte, allietati da cose, allietati da cose. Sally, e questo è Vasco? Sally, e questo è Vasco? Sì, Vasco Rossi? Sì, Vasco Rossi. La vuoi presentare Sally? La vuoi presentare Sally? Sai nulla di Sally? Sai nulla di Sally? Sally cammina per la strada. La conosci? Sally cammina per la strada. Prego. Prego. Allora, sì, questa canzone qui in realtà mi è molto cara, una volta l'avevo presa come ricordo che una volta l'avevo presa per parlare ai ragazzi sul fatto che in realtà, ragazzi, sul fatto che quando la vita sembra strana, anche quando la vita sembra strana, c'è la possibilità di trovarci un senso, sempre la possibilità di trovarci un senso. In realtà la frase famosa effettivamente la frase famosa effettivamente è questa, no? Perché la vita è un brivido che vola via, perché la vita è un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la follia, quindi è effettivamente così, quindi è molto importante quello che trovare fa da equilibrio, cioè quello che fa quello da che ci mantiene, cioè lì quello che ci saldi, mantiene lì anche se siamo saldi, sull'urlo del precipizio, anche se siamo sull'urlo del precipizio, insomma. Ecco. Ecco. No, cosa? Diciamo, no, cosa? Ma gira girate. Ma gira girate. Va bene. Vabbè. Ok, diamo spazio alla okay, musica. Ok, diamo grazie. Spazio alla musica. Grazie. Che siamo noi ci abbiamo parlato su quest'altro invece, potevamo parlare d'altro, invece raccontiamo di sé. Alla fine di questa triste storia, di questa...
sì, e poi ci ha messo proprio nel sentimento quella voce leggermente rock che nessuno Stefano Basilica, che nessuno sentiva. Diremmo noi c'hai il raspino, eccoci. La serata si sta riportando all'ordine. Direi di proseguire con la musica. Riprendiamo in mano la situazione. Cosa prevede la scaletta? Santana fa mai male. Più versioni di Santana. Europa. Quindi in onore di Gatto Barbieri, Robine, però non c'è domani. Infatti, aspetta, Silvia, non ti abbiamo scritto, bravi, domani fate bene a trovare del tempo, come ha detto Stefano Basilico, è un opinion leader in diretta su Radio Duomo, Facebook Radio Duomo, ultimi insieme, ci siamo, vado. Con gli assoli, naturalmente. Con gli assoli, naturalmente. Mi sta sentendo male. A turno. Sì, a turno. A turno.
bravissimi, in diretta alle 22:35 ci hanno regalato un'ora di musica, Io direi nonostante Andrea fa dei cenni in consulti di chiudere, Faccia la faccia. Odio Laura Mandolini. Concludiamo con un bel applauso per tutti. Se davvero non ci volete proporre, se davvero niente, non ci volete proporre niente. Un'ultima chicca. Fai un sondaggio su internet, entro mezzanotte ci devono dire un brano. O facciamo un bis oppure qualcosa che non avete. Sì. La mia banda suona rock. La mia banda suona rock. Grazie a tutti, grazie a Cidoni che è sempre l'anima di queste iniziative. Se volete, in altre occasioni proporremo ancora passione, bella musica in diretta questa sera, in diretta di Senigallia. Buonanotte e a risentirci. Yes. La mia banda suona il rock, il resto è un bene che da noi.
Ciao.